Riapriamo capitolo cooperazione ONG, quindi restiamo comunque nell'ambito missioni all'estero, umanitarie, eccetera. Premessa, non avendo fatto io alcuna esperienza diretta nella cooperazione, ho portato con me Liliana Stigliano, che invece ha scelto il mondo della cooperazione. Quindi io inizio a darvi due dritte su cos'è questa, su che tipo di professioni potete trovare nella cooperazione, e poi lascerò la parola a Liliana che vi parla più direttamente della sua esperienza e perché ha scelto questo percorso. Allora, la cooperazione è un ambito in cui tutti veramente possono trovare il proprio percorso, quindi chi studia ingegneria, chi studia architettura, chi studia tutto, perché c'è sempre più bisogno di avere dei profili specializzati. I tipi di progetto sono tantissimi, sono ovviamente progetti di utilità sociale, ma gli ambiti di intervento sono vasti, quindi si parla di progetti di sviluppo urbano, rurale, progetti sui diritti umani, sull'ambiente, sull'educazione, la sanità e tantissimi altri tipi di progetti. Per cui potete trovare figure professionali sulla progettazione, sul fundraising, sulla comunicazione. Considerate che ogni tipo di progetto ha bisogno sempre di più figure, c'è quello che cioè, c'è, ci deve essere sempre la persona che si occupa di reperire finanziamenti perché sennò non puoi attuare il progetto, c'è la persona che si occupa di comunicazione perché devi promuovere in qualche modo e far conoscere il tuo progetto, c'è chi fa consulenza, c'è chi fa appunto rendicontazione, tantissime figure trasversali, quindi qui ampia scelta. È solo un discorso di motivazione, perché anche questo è una scelta di vita. Io scelgo la cooperazione perché? Perché fondamentalmente perché voglio aiutare gli altri, penso che sia il primo pensiero che mi viene in mente. Mi adatto a diversi contesti, quindi ritorna anche il discorso del voglio andare all'estero, voglio spostarmi, non ho problemi a relazionarmi con gli altri, con culture diverse, ambienti diversi. Anche qui inglese assolutamente priorità e seconda e terza lingua meglio ancora perché vi dà più possibilità di trovare lavoro in ogni parte del mondo. Servono delle competenze specifiche anche qui proprio perché è vero che la cooperazione si presta a qualsiasi formazione universitaria, però vi serve avere esperienza e avere delle conoscenze specifiche. Per favore, non partite con il pensiero del vado a salvare il mondo, poi immagino ve lo confermerà anche Liliana. È una cosa bellissima, un pensiero nobilissimo, ma non partite senza un'organizzazione dietro, senza avere un minimo di competenze, perché può essere veramente pericoloso. Quindi finite che fate il contrario di quello che avevate in mente. Allora, nella cooperazione troverete sempre attività più sul campo e altre un po' più d'ufficio, ma è fondamentale saperle fare entrambe, nel senso che l'una non deve escludere l'altra. Lavorate bene sul campo se conoscete anche le attività d'ufficio e viceversa. Tendenzialmente i contratti sono a termine, finisce un progetto, iniziate a lavorare su un altro progetto, quindi ci si sposta per altre attività. E, come esempio di attività d'ufficio, giusto perché magari è il più semplice da spiegare, abbiamo questi lavori di progettazione e di ricerca finanziamenti. Di fatto serve sempre qualcuno che scrive i progetti seguendo determinate linee guida e serve poi qualcuno che si rapporti con i finanziatori, cerchi il donor, insomma c'è anche tutta una prassi burocratica che serve sapere. Gli attori della cooperazione, non solo ONG, le ONG ve le spiego un po' a parte perché magari sono quelle meno conosciute, però innanzitutto abbiamo gli stati che fanno cooperazione, quindi anche come diplomatico ho conosciuto persone che appunto passando il concorso di diplomazia poi lavoravano nell'ufficio cooperazione del ministero. Ci sono gli enti locali, quindi anche comuni, province e regioni fanno progetti di cooperazione, gli organismi intergovernativi, quindi l'Unione Europea, che tra l'altro è tra i principali finanziatori per gli aiuti umanitari, c'è la DG ECO, che è proprio la Direzione Generale della Commissione Europea, che si occupa di dare finanziamenti anche alle ONG. Anche la Banca Mondiale, se avete l'idea della Banca Mondiale come istituzione finanziaria, e basta, sappiate che fa anche cooperazione, cioè si occupa di dare finanziamenti a progetti umanitari. Ci sono anche le aziende private, di fatto anche il settore profit adesso è un po' più coinvolto nella cooperazione, quindi se vi capita di trovare per esempio delle vacancy su CSR Manager, per esempio, è la famosa responsabilità sociale di impresa, e quell'aspetto dell'azienda, che pur essendo un ente profit, comunque è impegnata in progetti umanitari o comunque di utilità sociale.
E poi ci sono le ONG, che sono organizzazioni non governative, sono enti privati, senza fine di lucro, sono attivi appunto in programmi di sviluppo, di emergenza, di advocacy. Ci sono ONG più o meno grandi, ci sono quelle che si occupano solo di progetti di sviluppo, altri solo progetti di emergenza, altri che fanno attività di informazione e sensibilizzazione per appunto informare e coinvolgere un po' l'opinione pubblica su certi temi. Devono avere riconoscimento da parte del nostro ministero per poter operare e quindi beneficiare di contributi. Allora, come potete iniziare? Ci sono i campi estivi, ci sono gli stage che potete trovare direttamente a livello locale nella singola ONG, quindi se in paese conoscete un'organizzazione che fa questo tipo di attività potete tranquillamente mandare il CV o comunque andare a chiedere se hanno bisogno, volontari servono sempre. Questo tipo di esperienze potete farli tranquillamente durante le vacanze o comunque anche possono essere impegni part time in modo da non togliere tempo al lavoro, ma sono tutte cose che vi servono per sviluppare quelle famose competenze di cui abbiamo parlato fino adesso e anche le soft skills, perché come fate a dimostrare di saper lavorare in gruppo, di saper gestire le emergenze, di saper gestire lo stress psicologico se non avete vissuto determinate esperienze? Per cui anche le più piccole, ripeto, fatele. Vi segnalo dei programmi di volontariato retribuiti, perché bello ripetere che dovete fare esperienza, però non tutti si possono permettere di spostarsi e andare in giro per il mondo a fare esperienze, poi comunque bisogna vedere anche il lato economico. Vi segnalo il servizio civile, che è un programma abbastanza conosciuto, spesso sottovalutato. Non fate questo errore, perché è un programma che vale tanto sia a livello personale ma anche su CV, ha un certo peso. Tra l'altro vi permette di fare esperienza sia in Italia che anche all'estero. L'Unione Europea, ve ne segnalo due in particolare, c'è cioè il Corpo Europeo di Solidarietà e European Aid Volunteers, dopo vi spiego tutti i dettagli. Le Nazioni Unite, il programma che vi accennavo prima, UN Volunteers, ci sono due varianti, hanno abbassato un po' il limite d'età proprio per dare più possibilità ai giovani di avvicinarsi a questo mondo. Allora, servizio civile significa che avete un bando, che tendenzialmente esce in autunno, per le partenze fissate poi l'anno dopo. Allora, se venite selezionati per un progetto di servizio civile, che potete scegliere di fare in Italia o all'estero appunto, lavorerete su progetti di cooperazione e i requisiti sono abbastanza semplici, nel senso un requisito di età tra i 18 e i 28 anni, l'esperienza può durare fino a 12 mesi, l'unico criterio un po' più restrittivo, se scegliete di andare all'estero dovete impegnarvi per minimo 7 mesi. Avete un minimo di retribuzione mensile, sono circa 433 euro al mese, più copertura di vitto alloggio, avete qualcosa in più se decidete di andare all'estero. Trovate tutti i dettagli qui, serviziocivile.gov, avete il bando, avete anche gli esempi dei progetti che fanno parte di questa iniziativa al servizio civile. Tante ONG aderiscono a questo progetto, tante istituzioni che fanno progetti umanitari, di utilità sociale, per cui è un'ottima opportunità. Corpo Europeo di Solidarietà è un progetto abbastanza nuovo, nasce a dicembre 2016, è un progetto dell'Unione Europea per avvicinare ragazzi a progetti di aiuto a comunità, a popolazioni nell'Unione Europea, quindi rimanete in territorio UE, ma vi aiuta a trovare attività di volontariato retribuite a tempo pieno della durata da 2 a 12 mesi oppure anche attività occupazionali, quindi se avete già un po' di esperienza funziona così: voi andate sul portale europeo per i giovani oppure su questo indirizzo che vi ho messo qui sotto, è una specie di database a cui ci si iscrive, cioè voi vi iscrivete a questa iniziativa, caricate il vostro CV, ci saranno poi dei campi da compilare per far emergere un po' quello che è il vostro profilo, quello che sono i vostri interessi, poi venite contattati, c'è un match tra il vostro profilo e le posizioni aperte e quindi vi arriveranno una serie di proposte per fare questo tipo di attività. Requisiti per partecipare, soltanto età, 18-30 anni, poi in base appunto all'esperienza ricevete più o meno offerte. C'è European Aid Volunteers, è un altro programma dell'Unione Europea, un pochino più alto forse, nel senso che ci sono posizioni sia per profili junior, ma un minimo di esperienza anche qui è richiesta, e profili anche un po' più senior, quindi se avete già
3-4 anni di esperienza da rivendere in questo settore, potete partire con questo programma e andate nel mondo. Cioè, quello di prima restate in campo, geograficamente restate nell'Unione Europea, con questo vi spostate in altri paesi del mondo. Ci sono anche delle opportunità di volontariato online, per cui se volete iniziare a dare un'occhiata appunto anche al tipo di attività che vengono previste, vi segnalo questo sito, che è il sito della DG Eco. Qui trovate un po' di link in cui approfondire. La durata dell'esperienza è da 1 a 9 mesi, in base ovviamente all'ente che vi contatta e vi propone la vacancy. Anche questo è un programma retribuito. Ultimo, il programma delle Nazioni Unite. Ogni anno partono circa 8.000 volontari con questo programma. Le posizioni sono tante, non è da considerarsi un'opportunità per fare carriera, nel senso che questo non vi garantisce il contratto alle Nazioni Unite, però è un ottimo modo per fare esperienza. Se non ricordo male, si può fare fino a massimo 8 anni, forse 4 più 4 addirittura. Comunque, consideratela come un'ottima opportunità per entrare nel sistema ONU, ma senza dare per scontato che vi arrivi poi il contratto come dipendenti ONU, è un'altra cosa. Lì piuttosto puntate appunto sui programmi come JPO, Fellowship o addirittura lo Young Professional Program, che però quest'anno non c'è di mezzo l'Italia, per cui non ve l'ho segnalato, e poi è un po' altino. Allora, anche questo è retribuito, avete una mensilità e l'assicurazione. Qui, unv.org, trovate tutte le informazioni e le posizioni. La variante un po' più bassina come età e come esperienza è questa. Di fatto è lo stesso programma, però hanno creato delle posizioni un po' più accessibili per i giovani che appunto stanno iniziando adesso, quindi hanno meno esperienza, eccetera. Anche qui ricevete sempre una formazione ad hoc prima, per cui la cosa positiva di tutti questi programmi è che prima di lanciarvi, di mandarvi in un ufficio o sul campo, vi fanno formazione prima. Quindi torniamo al discorso che vi facevo all'inizio: non partite mai senza qualcuno che vi dia delle dritte e che vi guidi durante il percorso. Allora, qui un elenco di siti utili. Allora, qui abbiamo una serie di siti più sulla cooperazione. Invece vi segnalo il sito della Farnesina, che innanzitutto ha una sezione che si chiama Servizi Opportunità, cliccate lì e ci sono tutte le principali organizzazioni internazionali. Potete usarla come piattaforma per iniziare a navigare, a guardare un po' le offerte e anche questo tipo di programmi che vi abbiamo segnalato oggi. Vi avviso già che molti link non funzionano, però usatelo come appunto riferimento per non perdervi nulla fondamentalmente. Poi c'è l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, la Commissione Europea ha dei siti fantastici, spulciate un attimino meglio ma troverete tutto. E poi per le Nazioni Unite vi segnalo anche questo, UNRIC, Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite. È un sito anche quello abbastanza chiaro, fatto bene, ci sono dei link da usare per navigare, iniziare questo magico mondo delle carriere internazionali. Allora, ultima cosa, dubbi, curiosità, chiedete, non abbiate paura di confrontarvi con chi ha fatto questo mestiere o con chi ne sa ovviamente di più. E vi ricordo la mail, tenetela, segnatela, e passo adesso la parola a Liliana, che qualcosa di più concreto vi saprà dire. Grazie. Allora, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Liliana Stigliano, Grants Development Officer di Emergency. Emergency è un'associazione che offre cure gratuite di qualità alle vittime di guerra, della povertà e delle mine antiuomo, e faccio parte del Grants Office, che praticamente si occupa di scrivere i progetti, gestire i progetti e avere contatti con i donatori istituzionali, quindi Unione Europea, Nazioni Unite, AICS, che sarebbe l'Agenzia della Cooperazione allo Sviluppo Italiano. Allora, io oggi sono qui un po' anello di congiunzione, bridge, diciamo, tra voi che siete studenti e chi invece ha lavorato già da anni in questo settore della cooperazione. Questo perché 2 anni e mezzo fa io ero esattamente dall'altra parte della scrivania come voi. E, ricordo quando partecipavo a giornate di questo tipo la paura totale di non sapere da dove iniziare. Perché si parla di stage, si parla di diverse opportunità, ma è difficile entrare, sembra che bisogna avere delle medie altissime, che bisogna aver fatto di tutto, praticamente essere dei supereroi per poter entrare in questo settore.
quando poi vai a cercare delle informazioni su delle posizioni in questo settore ci vogliono almeno 2 anni di esperienza. Il mistero è come tu possa fare questi 2 anni di esperienza. Io vi racconto quella che è stata la mia esperienza, che diciamo è stata vincente, visto che mi hanno assunto. Io mi sono laureata in giurisprudenza a Milano, ero convinta di voler fare il magistrato. Poi al quarto anno ho fatto una lezione di Human Rights e International Refugee con un professore che lavora tuttora per la UNHCR e mi si è aperto un mondo, perché era una materia che si metteva insieme il diritto, l'economia, ma era stimolante, era in continua evoluzione e ti portava a viaggiare tantissimo e a conoscere culture e persone sempre diverse. Quindi mi si è accesa la lampadina, ho deciso di fare una internship in Sudafrica attraverso questa associazione che si chiama Projects Abroad. Praticamente lì basta pagare e vi fanno partire. E, sono stata un mese in Sudafrica, ero in uno studio legale, si seguivano casi pro bono soprattutto per richiedenti asilo. Dopo sono andata all'Università di Berlino a fare una summer school, ho cercato di finire gli esami entro fine giugno e a luglio, agosto sono partita e sono andata a fare questa summer school a Berlino. Vi consiglio di guardare i siti delle università, sia in Europa che anche extra Europa, ma in Europa ce ne sono tantissime. Ci sono queste summer school che vengono fatte o d'estate o d'inverno, sui più svariati temi, spesso sono su diritti umani o comunque sulla cooperazione, quindi io vi invito a guardare proprio i siti delle università. Dopo ho fatto una serie di seminari in università, cercavo praticamente di fare tutto quello che fosse collegato ai diritti umani. Quindi sono andata a vedere le carceri in Moldavia, in Grecia, e poi ho fatto una tesi mettendo insieme il Dipartimento di diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea, parlando del regolamento Dublino, che ai tempi non interessava a nessuno, dopo qualche mese su tutti i telegiornali, quindi è stato un po' azzeccata come tesi, devo dire. Quando stavo scrivendo la tesi ho iniziato a guardarmi intorno per capire come muovermi, no? Volevo entrare in questo settore ma veramente non riuscivo bene a capire come. Sono andata sui vari siti di università che dicevo prima e ci sono milioni di master. Perché ho scelto di fare un master piuttosto che uno stage? Primo perché lo stage davvero non è così semplice entrare, ma soprattutto il master ti professionalizza, ti dà delle competenze, delle skills. Non so voi, ma io giurisprudenza sono 5 anni di teoria pura. Finita giurisprudenza dicevo, vabbè, io però non so fare niente, se mi mettono a fare qualcosa io non sono capace. Ho detto, io ho bisogno di qualcuno che mi insegni a fare qualcosa. E ho scelto il Master ISPI proprio perché rispetto ad altri master, leggendo il programma mi sono resa conto che era molto concreto. Non si faceva tanta teoria, c'erano i primi 2 mesi in cui si affrontavano materie teoriche, tipo appunto economia politica, diritto, ma un po' per uniformare la classe, perché veramente nel master c'era gente che faceva architettura, gente che aveva fatto relazione internazionale, chi aveva fatto giurisprudenza, ma veramente le università più svariate. Quindi un po' di teoria, ma poi sono iniziati i lavori di gruppo, le simulazioni notturne. Il nostro professor Schunk era capace di creare dei trabocchetti per farti lavorare sotto stress e vedere se reggevi. Tipo ti dava la scadenza il lunedì, e poi diceva, ah ma non tra 2 lunedì, questo lunedì qui, quindi erano solo 3 giorni e 3 notti, e tutti a buttarsi dentro una camera, a scrivere un progetto, a cercare di trovare le soluzioni. Questo master a me ha aiutato a capire che prima volevo fare la legal advisor alla UNHCR, e invece poi ho scoperto che la progettazione era bellissima, era interessantissima, era anche abbastanza portata. E quindi ho cambiato completamente un po' la mia visione del mio futuro. E la cosa molto bella anche di questo master è che si fa uno study tour. Quando sono andata io si andava in Palestina, si va una settimana, si raccolgono dei dati. Noi avevamo i Bedouins, quindi siamo andati in mezzo ai deserti a trovare queste comunità. È stato interessantissimo e vabbè, ovviamente emozionante, adrenalinico anche direi. E si torna e si fa la prova finale che... conto proprio nel scrivere un vero progetto da presentare poi a una commissione fatta di persone che lavorano in questo settore. Quindi metti lì e presenti il tuo progetto in inglese davanti a tutta questa commissione, ed è un po' una prima prova per vedere se sei in grado di gestire tensione, ansia, portare un progetto, essere chiaro e tutto.
ancor prima di finire il master, che è finito a luglio, a maggio ho fatto un colloquio con Emergency. Il master infatti ti mette, ovviamente non è che ti garantiscono che tu farai uno stage, ma ti mettono nelle condizioni migliori di farlo, e io credo che tutti hanno fatto uno stage. Non c'è mai stato nessuno che non è entrato a fare uno stage dopo il master in ISPI. Ti danno un plico, tu ne scegli tre, quelle che ti interessano di più, e vai a colloquio. Io a fine maggio ho fatto il colloquio con Emergency, ansia totale perché ho fatto solo colloqui in università, ma mai un colloquio di lavoro vero e proprio. Mi hanno preso, quindi io già un mese prima della fine del master sapevo che da settembre avrei iniziato a lavorare per Emergency. Sono stata molto fortunata perché lo stage in Emergency è stato un vero stage, non come purtroppo in tanti posti succede, fare fotocopie, ricopiare, fare traduzioni. Mi hanno veramente buttato dentro, fare riunioni strategiche, budget, scrivere progetti, ed è stato interessantissimo, ho imparato tantissimo. Ho fatto 6 mesi di stage curricolare legati al master, 6 extracurricolari, poi mi hanno assunto. E quindi mi hanno fatto anche partire per un po', perché io in realtà lavoro in ufficio a Milano, ma ogni tanto mi sposto. Sono andata per esempio in Sudan questa primavera, mi sono beccata anche il colpo di stato perché sono una persona particolarmente fortunata, e lì ti rendi conto se effettivamente hai fatto la scelta giusta o no. Questo è un lavoro bellissimo, particolare, bisogna avere tanta tanta motivazione, questa la dovete dimostrare sempre anche ai colloqui. Io un consiglio che vi do ai colloqui, per esempio, a parte stare dritti, io ho visto persone accasciate con la mano davanti la bocca, ecco, un minimo di presentazione, ma dovete distinguervi, perché chi fa i colloqui vede un sacco di gente. Per esempio, una cosa che io faccio di solito è mettere degli aneddoti, una storia legata a una cosa, a uno studio che ho fatto, che fa ricordare di me, che è un po' diversa da quella degli altri. Perché sennò sembra sempre la lista di che cosa hai fatto, che cosa hai visto, però cercate di distinguervi sempre. Per quanto riguarda appunto i colloqui, cose che vi volevo dire, studiate il sito dell'organizzazione in cui andate. Tutto, dovete sapere tutto. Perché nel momento in cui poi siete lì davanti a queste persone, fate le domande che sono coerenti. Le domande sono molto apprezzate da chi fa le selezioni. E se io vedo che tu conosci quello che vuoi fare, già vedo che c'è un interesse in più. C'era gente, anche da noi, che è venuta e non sapeva neanche cosa facessimo. Pensava che facessimo gli ospedali da campo. Emergency non fa ospedali da campo. E dovete cercare di mettervi nella condizione per cui si ricordano di voi in maniera positiva, perché ci si ricorda anche in maniera negativa, cercare di essere, so come dire, umili ma intraprendenti. Questo è un lavoro in cui bisogna ascoltare tanto, mettersi molto a disposizione, ma allo stesso tempo essere molto intraprendenti, lo si diceva prima. Essere persone passive in questo lavoro, se siete così, non fatelo. Cioè, io ve lo sconsiglio caldamente, perché quando ci si trova in certe situazioni, a parlare con certe persone, a dover essere un po' problem solver, perché è questo anche che si fa in questo lavoro, dovete essere un po' intraprendenti. Dovete aver voglia. Questa voglia dovete averla all'inizio, nel cercare la cosa giusta per voi, per esempio nella scelta del master. Leggetevi il programma. Qual è il master più adatto a me? Io cosa voglio fare? Voglio fare una cosa più accademica, voglio fare una cosa più d'ufficio, voglio fare una cosa più di campo. Le soluzioni sono già scritte lì, nella scelta giusta per voi. E poi, allo stesso tempo però, lasciatevi aperte tante possibilità. Io mi ricordo, al master ti danno questo plico, tu più o meno sai cosa vuoi fare, però non fossilizzatevi su un'idea. Cioè, io volevo fare la legal advisor, poi mi sono resa conto che la progettazione forse era meglio, mi sono lasciata un ventaglio di possibilità. Se invece state fissi così, dite, ah no, io questo non lo faccio, no, questo vediamo, seconda scelta. Ragazzi, cioè, il mondo del lavoro è duro, andate, fate gavetta, e magari una cosa che, appunto, come si diceva prima, pensate che non vi piacesse, scoprite che è quello che fa per voi. Quindi cercate di mantenere una linea, ma non siate neanche troppo chiusi.
non so se avete domande. Io non